concorso dentro la Caritas Incontro una storia, sia da cogliere soprattutto come occasione per fare degli incontri che normalmente non faresti, perché una delle caratteristiche più malsane del dibattito pubblico oggi sui temi, diciamo, della migrazione, dell'immigrazione, della cittadinanza, del rapporto con l'altro, è che si basano troppo su parole d'ordine e su appartenenze a scuole di pensiero o a fazioni politiche, e invece si confrontano poco con dimensioni reali, con storie di vita, con esperienze dirette che non hanno il giusto protagonismo all'interno di questo dibattito. E allora cogliere l'occasione di questo concorso significa cogliere l'occasione di uscire da quella superficie mediatica, pubblica, che in realtà ci confonde le idee, e andare ad incontrare vite, punti di vista, sguardi, opinioni che riescano in qualche modo a destabilizzarci, cioè riescano a modificare, a relativizzare ciò che pensiamo, perché ci sono tantissime cose che si scoprono di se stessi quando si incontrano gli altri. Io credo che uno dei grandi, purtroppo, amici del discorso razzista sia lo sguardo umanitario, cioè se l'altro lo consideriamo soltanto un oggetto esterno che ha un problema e a cui dobbiamo dedicare una nostra attenzione umanitaria, una nostra attenzione temporanea di compassione, questo altro non entrerà mai dentro a noi, non ci metterà mai in discussione. Invece credo che il modo per contrastare il discorso razzista sia quello di farsi ascoltare, farsi attraversare dallo sguardo dell'altro e non oggettivizzarlo come un esterno che ha un problema. Io ricordo sempre una bellissima frase, un intervento che fece un bracciante africano ghanese durante le riprese del mio documentario Il Sangue Verde, che fece qualche anno fa sui braccianti africani a Rosarno, che a un certo punto mi disse: io voglio fare questo documentario con te perché io penso che voi italiani, e quindi anche tu, abbiate un problema e voglio aiutarvi a spiegarvi qual è il vostro problema. Ecco, quella provocazione molto concreta, perché poi mi spiegò delle cose importanti, è quella che continua ad attraversarmi nel mio incontro con l'altro. Io voglio cercare in realtà di incontrare quello che non funziona dentro di me, incontrando l'altro e capendo anche che cosa non funziona dentro di lui, e che ci sia una reciprocità di ascolto e di sguardo. Questo concorso penso sia una bella occasione per vivere questa esperienza.